Facciamo il formaggio con il caglio vegetale usando l'aceto. In una pentola mettiamo il latte, l'aceto, mescoliamo e facciamo riscaldare fino a 37 gradi. A questo punto sembra aver raggiunto i 37 gradi. Appena raggiunti i 37 gradi, mettiamo sul coperchio nella pentola e lasciamo riposare per 3, 4, 5 ore il tempo necessario che tutto il latte si formi sotto. Andremo a vedere più tardi. Io personalmente lo avvolgo anche con un tovagliolo da cucina. Ecco così. In modo che non fuoriesce nulla del calore assimilato. Dopo circa 5 ore il nostro preparato si presenta così. Giallo sopra e sotto si è formato il formaggio. Andiamo a togliere. Andiamo a togliere il formaggio. Tagliamo e pressiamo bene il formaggio nella fuscella. Mettiamo il formaggio sotto peso e lasciamo stare così per almeno 6 ore. Andiamo a girare il formaggio. Prendiamo così. Io ci ho messo il pezzo di legno sopra per dargli la forma bella diritta, insomma. Facciamo in questo modo. Capovolgiamo. Ecco qui. Mettiamo nell'altra mano e giriamo. Rimetto di nuovo la forma sopra ed il peso. A questo punto il nostro formaggio si presenta così. Lo andiamo a cospargerlo di sale. Ed andiamo a conservarlo in un posto fresco e buio. Ecco il nostro formaggio pronto per essere stagionato. Guardate. Si è già staccato dalla fuscella. Ricordate di guardare almeno una volta al giorno e nel caso tolga ancora acqua, di scolarla. Girate man mano le pezze di formaggio e quando sono ben assodate, toglietele dalla fuscella. Dopo circa 15 giorni, ecco il nostro primo sale. Continuiamo a stagionare.